La stessa collana proprio. Era quella. La Chiara appena rotto. No, non l'ho rotta, giuro. Mi avremo dei problemi. Non scambiamo le prove. Benissimo ragazzi. Eccoci qua. Ah, ormai sappiamo tutti. Eccoci di nuovo. Come funziona questo gioco, non facciamo finta di non saperlo. Assolutamente. Adesso hai tu la scatola direttamente in mano. Sì, ma era solo per avere un inizio un po' diverso. Ok. La scatola passerà presto a qualcun altro. Io. Ok. Tu? Chiamo no, adesso scatola. Giusto che alzo la mano va data a Lorenzo. Come funziona? Ma no. Perché? Facciamo fare. Prego. Chiara quello che vuole. Quanto è la tua preferita? Apro? Vai. Oh. Oddio. Cosa? È una collana di perle, ragazzi. E io ho già capito cos'è. Non so. Sì, perché per gli amici che non si ricordano come funziona questo gioco, il gioco è che quello che troviamo nella scatola non è un regalo per Chiara, non era un modo mio di regalare perle. No, grazie, bravo. Ma il gioco è indovinare a quale scena si riferiscono di Prisma. Due. Secondo Andrea. C'era Andrea dove? C'era Andrea ad Halloween. Alla festa di Halloween. Oh. Grazie. Non te lo ricordavi? No, non volevo dirlo perché lo sapevo io. Se pare che lo dico. Perle che sono in realtà le stesse perle che aveva il personaggio di Frankenfurt di Rocky Horror. Esatto. Yes. La stessa collana proprio. Era quella. Chiara appena rotto. No, non l'ho rotta, giuro. Mi avremo dei problemi. Non scambiamo le prove. Lei non ci sono perle vere. E questo ovviamente in realtà è solo un assist spiritoso per vedere la scena incriminata. E vai. Olè. Oh. Oh. Sentite che bella musica. Qua sotto la garrae. No, vabbè. Ed eccoli là. Oh, ma che stanno? Vittorio fa 2 più 2. Uguale 4. Uguale 3. Abbiamo un po' di cose da bere. Esatto. Certo. Io ho appena lavato via. Carino. Cioè carino. Cosa fa il vago? No, col boccione di vino. Guardi di qua. Sì, che pesava una tonnellata. Fa finta di non conoscere. Daniele si sta vergognando con un lago. Ma è un po' diversa la collana, sbaglio. Sì. Beh, non è. Ce n'erano due. Ma vi assicuro che è assolutamente la stessa. Allora, ci è stata mostrata per valorizzare un aspetto che è sempre molto importante in Prisma, che è recitare senza dire niente. Mm-hmm. Che certo. È la situazione che in assoluto preferite, così non dovete studiare un cazzo la sera prima. Se difficile faccio, è più se facile. Sai quante volte ho detto, senza neanche leggere il scena, ho guardato, ah ma è un ottavo, vabbè la leggo domani. Arrivavo alla cosa più difficile del mondo, che fa movimenti, cose. Per il resto qui insomma siamo alle solite, probabilmente tu stavi guardando... Guardavi una X su un muro e viceversa. Sempre perché Mattia non no, 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 non è assolutamente vero. No, io mi ricordo che ero chiuso in una stanzina. In fondo non era una stanzina. C'era anche io. Era una stanza. Era tipo un'aula. No, no, era tipo la metà di un corridoio. Sì, prima era tipo un piccolo corridoietto e poi è stata perché c'era una porta. Poi la prossima volta metteremo una roulotte per permettervi. No, non era questa la mia. È che stavamo tutti lì in piedi, nascosti col carrello pieno di roba. Così finché sentivamo azione! E prendevamo sto carrello che pesava una tonnellata. Madonna. E dovevamo portarlo. Ma tu non lo portavi, portavi una boccia di vino. No, però la spinta dovevamo fare tutti insieme. Per farlo uscire. Era pesante. Sempre tra l'altro vari giorni della festa di Halloween. Durata 6 mesi e mezzo. Sì, è stata forse una settimana intera per girare. Sono 75 gradi. 15 minuti di serie. Voi pensate, perché ognuno poi aveva la sua linea in quella festa. Quante cose succedono in quella festa? Troppe. Sì. Mi sa che c'erano 150 figurazioni, tutte vestite da Halloween, voi, ecco. Ma infatti in fin dei conti, ovviamente c'era importante, bellissima, però voi due poi c'entrate più niente in sta festa. Ma io me ne vado. No, mezza giornata. Ciao, grazie. Io ho Marco che ha tutta la linea. No, dico Andrea. E Andrea invece che... Che fa Andrea? Tra l'altro mi è venuto in mente una cosa. Quando voi vedete Carola che parla con Marco all'ascensore
facendo un po' che iniziano a tubare, tipo in realtà 10 secondi se stavo io con la felpa col cappuccio, è proprio vero, tutto perché stavo lì a dirgli ehi, dammi poi per le fortuna chiavi. Sono arrivato io correndo, no sì. Arrivo, no, io ho fatto che... la scena alla fine con Ludovico, no sì. No, per tua fortuna no. Solo il primo chuck di cui abbiamo tenuto sì? Pochissimo, perché anche per te era un po' difficile stare lì e fare non ti fidi a flirtare con Ludovico. Io introdurrei invece il discorso dell'ultimo non ho mai, che ormai è diventata una tradizione di prossima fermata. Olè. L'ultimo non ho mai di cui parleremo oggi è forse il più scottante. Ma così ce l'hai scritto? Ma tu così vedi le percentuali? Non ho visto percentuali, ho visto soltanto le percentuali bulgare, possiamo dire. Comunque la domanda è: non ho mai nascosto una cotta a qualcuno? Si dice ancora cotta? Crash, sì. Crash forse crash. Adesso. Vabbè. Cioè io non lo userei. Non ho mai nascosto una cotta crash a qualcuno. Sì, l'abbiamo nascosto. Ma è nascosto la cotta. Ogni volta che ti piace qualcuno glielo dici? No. Sì, perché sei il piovere. 60-40. Sì, perché sei il piovere. Secondo me dico... 60 kg l'ha nascosto. Secondo me 70-30. 70-30 la dici. Ma se non di più. Fossi in Piepoli vi chiederei una mano per i sondaggi, perché siete molto precisi. La verità è che lo hanno fatto l'80%. 80% non ammazza. 20 non l'ha fatto, ragazzi. Nasconderlo. No, il contrario. Ragazzi, non nascondete i vostri sentimenti. No, sempre secondo questi numeri, almeno 4 persone, se non 5 tra di noi, nascondono i loro sentimenti. E invece voi? Io l'ho fatto, nascosto. Io pure l'ho fatto. Cioè, non è bello questa cosa. E diccelo subito. Non mi dica, sono io. No, a parte te, okay. Te lo dirò dopo, okay. Telecamere spenta. Ok, che non sarà più nascosto. C'era questa mia amica, un gruppo di amici, insomma, e... a un certo punto comincio un po' a perdere la testa per lei, ma ero consapevole che stava succedendo qualcosa con un altro mio amico, però tenevano tutto nascosto. Poi a un certo punto esce alla scoperta questa cosa, io ci rimango malissimo e mi dà dopo questa rosa. E questo quanto tempo è successo? Un po' di tempo fa. Invece lo scheletro che cosa è legato? Questo, niente, mi piaceva e basta. Ah, non c'è una delusione d'amore. No, vabbè, per ogni tatuaggio. Sono ammazzato qua, no? Buttato di sotto. Oh, scusa. Ok, ragazzi, e allora forse dobbiamo spararci quest'ultimo non ho mai confezionato freestyle tra di noi. Ma vogliamo fare qualcosa legato tipo a, che so, Prisma. Anche di fun fact del set. Non ho mai avuto una tresca su qualcuno sul set. Oh, nessuno risponde. Ma che io. Non avevo una risposta a questa cosa. Beh, diciamo che dall'esterno posso dire che è stato un set. Due set spalmati su 4 anni. Sportivi. No. Eravate dei ragazzi ancora molto più piccoli di adesso, che avevamo messo in un albergo con il bar aperto fino alla luna. Insomma, era normale che succedesse qualcosa, ma esattamente quella è l'energia che chiediamo ai nostri attori, alle nostre attrici, e dell'energia che io poi trasformo in arte. Eccoci qua. Questo è il finale, penso, del gioco. Dai, tiriamo fuori un attimo. Scherzi a parte. Allora, c'è un gioco che, come sapete, è collegato alle perle. Ok. Ed è stato sagacemente chiamato Le Perle di Prisma. Le Perle di Prisma fanno riferimento alle battute che ho scritto io. E cosa dobbiamo fare noi? Dovete indovinare chi ha detto questa battuta. Ok. Però facciamo che chi l'ha detta non lo dica. Sì. No, infatti. Noi siamo una ditta di piatti sanitari, cessi, spurchi, foglie. Ce l'ho. Io no. Vai, l'ha fatto prima. Aspetta, ok, sì. No. Hai alzato prima te la mano, vai. Marco. Che sì. Fa finta, cioè che risponde al telefono di Carola si finge di dati sanitari, però la vorrei sentire letta da te ancora. Grazie. Ma adesso ne devo leggere molte altre. Ok, segnate allora. Segnate i punti, io le tengo uno. Facci, giochiamo. Prima, ciao. No, l'ho fatto prima io, Daniele. L'ho detto prima io. Sì, chi è? Daniele. Che facci, giochi a basket, sì, poi lo hanno usato solo diversi da figa, no. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Poi di nascosto diversi da figa, ma che cazzo? Non è una battuta fighissima. È bella.
Questa secondo me potrebbe mettervi in difficoltà. Vai, vai, vai. Dai, è lo scheletro fetish concettuale. Ah, io se va. Oh, ma fa. E che lo dici prima? Devi alzare la mano per primo, non so. Per primo. Segna un punto. Ci stanno messa grave. Davvero, io ho fatto 0 punti. Che cazzo ci sto a fa qua? Io! Vabbè, no, non. Lei. Carla. 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 Per me questa è la morte. Carla. L'ha detto lei, ha alzato la mano lui, hai risposto tu. Allora, è di lei un secondo. Segna un punto. Comunque stai barando totalmente, okay. Leonardo, lo dico. Uno, lo dico. Poi l'ultima. Vai. Allora, ricordatemi il punteggio. Uno, loro zero. Zero. Quindi, come dire, c'è qualcuno che può vincere e qualcuno che può non perdere. O sarà un pareggio totale o... Esatto. Vai. Allora, una volta che si è raggiunto il paradiso, no? Se ti inizia... Io ho alzato la mano prima. Allora, una volta che si è raggiunto il paradiso, no? Però adesso dovete essere sportivi. Va bene. Non so. Fa Dream però, ok. Come fa Dream? No, capo, non fai Dream. Dream. Dai, facciamo Dream. Ne faccio una tua più difficile. Nel dubbio meglio essere... Dream! Non puoi. Sì che posso. È vero, chi è? È la madre di Carola. Vabbè. Meglio è... Non sono neanche capito. Vabbè, no, questa... Però non vale, secondo ma me. Ma perché ogni volta non ragazzi, il vincitore mi sembra che sia Chiara. Ok. Che però c'erano molte scene dove lei era sempre presente, quindi un po' barato, sì, è un po' sabotato. Mi sembra assurdo che lo dicano proprio le due persone che hanno fatto 0 punti, quindi copriamo i gomitini. In ogni caso hai vinto la perla che hai rotto, tua, il tuo premio. Una bellissima collana di perle. Sono due. Io le darei 2 sconfitti. Io me la metto di quelle. Secondo me. Così è proprio rompere. Così è troppo. Allora, ragazzi, con la consegna delle perle a fine anche questo gioco del Non ho mai, saremo andati avanti ore, però bisogna dare a tutto una fine. Quindi non solo al gioco, ma proprio alla serie. La no, prossima non film. È vero, non è vero. Cosa? Ci vediamo il 15 giugno al Pride di Roma con la prossima puntata. Oh.